Buon pomeriggio a tutti. Adesso vi parlo del vostro chef italiano preferito, sono Anna. Oggi prepariamo cozze in forno. Abbiamo bisogno di che cosa? Fette biscottate, prezzemolo, sale, olio e pepe. E cozze. La cosa principale, cozze. Lei, chef, cosa deve fare? Devo accendere il fuoco. A temperatura? Alta. Massima. Sì. Ah, sì, è vero. Poi che cosa facciamo? Ci mettiamo le cozze. Ci mettiamo dentro le cozze e quando bollirà vedrete che le cozze si apriranno. A quel punto spegnete il fuoco e togliete l'acqua. Io invece, mentre chef fa questo lavoretto, trito le fette biscottate. Nelle cozze non ci aggiungiamo il sale perché tanto hanno già il sapore finale. Ci metto un po' di prezzemolo. Eccoci qua. Un pochino di olio. Pepe. Pizzichino di sale, ma non troppo, ricordiamoci che le cozze sono già salate. E poi frulliamo il tutto. Siamo quasi, le cozze sono in pentola. Ecco qua, il nostro trito di fette biscottate, prezzemolo, olio, sale e pepe. Ora aspettiamo che l'acqua bolla. Ora che l'acqua bolle, le cozze si saranno aperte. Fai vedere tu? Posso vedere io? Quale cose così tutte aperte. Ora passiamo alla fase finale. Quasi tutte le cozze saranno pulite, ma alcune avranno ancora il baffetto. Allora siamo fortunati. E quel baffetto lì lo dovete togliere, lo dovete tirare. Ora appena lo trovo ve lo faccio vedere. L'abbiamo pulita abbastanza bene. Non sto incontrando baffetti strani. Mettiamole tutte in fila così, sennò poi non ci stanno. Praticamente ho una specie di alghetta verde attaccata alla cozza. Dovete tirare, ma per ora. Di solito gialla. No, è verde, verde. Le cozze che non si sono aperte, ovviamente buttatele via. Cercate di aprirle. Queste semi aperte, ma dico proprio quelle chiuse. Non c'è baffetto da queste parti. Io lo vedo però verde, però solo sul bordo. Vedete, questa non è bella, alcune non sono belle, quindi vanno buttate. Ecco, qui c'è il baffetto, vedete questa cosa qui. Voi la tirate semplicemente e poi la mettete sulla vostra teglia. Ci mettiamo il pangrattato sopra le cozze. Non troppo. Sì, perché sennò una via di mezzo. Su tutte le cozze. Poi alla fine un filino di olio. Questo è un antipasto super gradito sempre da tutti e poi anche veloce. Le nostre cozze pronte ad essere infornate. 220 gradi per circa 7 minuti, la teglia a metà. Ora queste sono le nostre cozze appena sfornate. Ora ne assaggio una. Anch'io, eh. Mm.
ti dà. Grazie.